Mamma mia. Ma buongiorno, buongiorno, qui a Mattina 9 abbiamo visto questa compagnia d'arme, la Rosa e la Spada, che è stata fondata nel 2005, ovvero una disciplina che si occupa appunto dello studio delle arti marziali, ma soprattutto le arti storiche occidentali, ovvero lo scherma medievale. E ne parliamo appunto con l'istruttore Marco De Filippo, a cui diamo il buongiorno, buongiorno. Istruttore buongiorno. Di questa compagnia d'arme, ripeto, la Rosa e la Spada. Noi abbiamo visto qui a Mattina 9 un primo saggio di combattimento. Io volevo chiedere appunto all'istruttore cos'è che nel preciso abbiamo visto. Sicuramente il costume ci riporta all'ambiente, alla storia medievale, ma nel preciso comunque ci sono, ci sono lanciati dei messaggi particolari. Che cos'è che qui a Mattina 9 abbiamo visto? Allora, buongiorno. Intanto buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta e ci vede. E abbiamo visto poco fa una breve dimostrazione di quelle che sono le arti marziali occidentali, nello specifico l'arte delle armi, quindi l'uso della spada a due mani e della spada sola, secondo la tradizione italiana del 400 e del 500. Chiaramente era una dimostrazione per dare un po' il sapore di quello che noi facciamo, perché per motivi ovviamente di spazio i ragazzi non hanno potuto proprio eseguire al massimo quello che l'esibizione, il combattimento, esatto. Tra virgolette. Noi abbiamo visto anche alcune tecniche di combattimento, perché tutta la nostra attività si basa, prima di un'altra cosa, sulla ricerca delle fonti, sulle fonti, i trattati in particolare. Di fonti parliamo di fonti storiche, di fonti antiche, trattati, stiamo quindi trattati dicendo di trattati antichi, quindi parliamo 1400-1500, quindi siamo nel periodo dei cosiddetti cavalieri della tavola rotonda, più o meno, quindi... In realtà no, un po' dopo, siamo nel 400 italiano, che è un quindi po' quindi fase periodo... preumanistica rinascimentale. Esatto, assolutamente, e anche nel primo 500, perché dovete sapere che noi a Napoli nel 1500, negli anni 50 al 500, avevamo l'onore di avere un maestro abbastanza importante, un maestro d'armi, Marcantonio Pagano, e che è il primo trattatista documentato appunto di arte delle armi, di spada sola, di armi inastate, di spada a due mani. Quindi abbiamo voluto anche un po' richiamare questa tradizione semi dimenticata, un po' dimenticata, certo, napoletana, perché è un autore napoletano della nostra terra, e abbiamo anche curato l'edizione del suo trattato l'anno scorso. E quindi diciamo il nostro studio si basa fondamentalmente su dei classici italiani del nostro settore: Fiore dei Liberi, Filippo Vadi, Marco Antonio Pagano e anche autori dell'area bolognese. Marco, scusami, noi naturalmente siamo dei profani in sì. materia. Tu ci stai raccontando, stai facendo questa digressione storica rispetto sì. alla disciplina, ma noi abbiamo semplicemente visto qui in studio due che se ne davano di santa ragione, con spade, e poi Mariu, fra l'altro, ho notato, si davano anche dei cazzotti, cioè voglio dire, era un po', come dire, una rissa tra due combattenti. Ci puoi spiegare come si trasforma questa disciplina? Che cos'è oggi? Qual è la disciplina sportiva di oggi? Cosa abbiamo visto adesso? Cerco di fare effettivamente un po' di chiarezza, così magari anche chi ci ascolta ha un'idea un po' più chiara. Tu sei stato chiarissimo sulla parte storica. Adesso vorremmo sì. capire che cosa diventa. Noi facciamo scherma. Sappiamo che molti ragazzi comunque praticano questa disciplina, ragazzi, che è oggi riconosciuta come sportiva. Però sì. non è la stessa cosa, come ho percepito, perché c'è la disciplina dello scherma. Qui molti bambini piccoli si avvicinano, però mi sembra di aver compreso che questo scherma antica ha dei codici disciplinari un po' diversi. Assolutamente, assolutamente. Magari spieghiamo capire un po', la differenza, spieghiamo esatto. Sì, la nostra è l'arte della scherma come è stata intesa per 2000 anni sostanzialmente, cioè come una disciplina marziale di difesa. Ovviamente anche di offesa, ma l'offesa è sempre stata considerata una parte della difesa. Quindi noi che cosa facciamo? Noi studiamo semplicemente quelle che sono le antiche arti difensive con le armi,
che sono state, diciamo, in voga, in uso fino al 500. La parte, tutto ciò che viene dopo, il 600 e il 700, anche è studiata, è molto coltivata, ci sono parecchi istruttori, trattati. Noi non ce ne occupiamo perché rispetto alla scherma olimpica, no, che si vede alle Olimpiadi, la nostra disciplina è molto molto vasta. Ci sono decine di armi diverse, decine di trattatisti, quindi è anche per una questione, diciamo, metodologica e di serietà. Ci occupiamo solo di quei due secoli, 400 e 500, e solo di alcune armi. Quindi alla fine in cosa consiste effettivamente la nostra disciplina? C'è una parte marziale, che è lo studio delle tecniche prese dai trattati e la loro sperimentazione con equipaggiamenti di sicurezza, come le armi di sicurezza, di cui magari dopo, certo, diciamo qualcosa in più. Sì. E poi c'è una parte sportiva, che è, diciamo, è accomunabile allo sport da combattimento. Esatto, molto interessante, sì, ad oggi, perché naturalmente oggi si fa tanto sport e questa potrebbe essere un'alternativa a quelli soliti canonici, in qualche modo. Assolutamente, anche perché è bella, intensa e faticosa, e quindi abbina l'arte marziale, appunto, come studio delle armi, a una disciplina fisica vera e propria, quindi preparazione atletica, allenamenti costanti, una preparazione anche al combattimento. E questo è molto interessante, forse potremmo approfondire questo aspetto, magari per qualcuno che vorrebbe avvicinarsi a questa disciplina. Noi dopo un po' di anni di studio abbiamo finalmente aperto i corsi di scherma antica, in particolare medievale e rinascimentale. Dove? Quali strutture? Siamo un po' dappertutto in Campania. A Napoli siamo al Vomero, a via Kagoshima e a Chiaiano. Poi da poco ci siamo mossi anche su San Giorgio, che, diciamo, un po' al limite dell'area, però, diciamo, sempre in provincia. Ma dove, questo insomma è il luogo dove voi operate, ma ogni quanto vi esibite, ma soprattutto in che occasione vi esibite e perché? Ci sono tantissime occasioni diverse, a parte gli allenamenti, diciamo, settimanali, ci sono poi vere e proprie competizioni, perché come dicevo c'è una parte della nostra disciplina che è puramente uno sport da combattimento sostanzialmente, quindi c'è un confronto con altre realtà anche del nord Italia, estere, perché si sta creando un vero e proprio circuito, quindi non solo una rinascita delle nostre arti marziali e della scherma come è stata sempre concepita, come arte marziale, ma anche poi il confronto con le altre scuole, quindi un circuito di gare, di tornei, e noi tra l'altro a Napoli, proprio con la Compagnia della Rosa della Spada, organizziamo il principale torneo del Sud Italia, che è di Micatores Austere Partes, a cui invitiamo tutte le realtà del sud, del nord Italia, anche schermidori stranieri, per confrontarsi. Perché per noi il combattimento in torneo non ha tanto la finalità del voler vincere una gara, quanto del confrontare, dello culturale, sperimentale. Ma ci puoi parlare anche un po' dell'allenamento, che è interessante? Certo, noi forniamo un allenamento a 360 gradi, perché poi, diciamo, questo è il bello della nostra attività, non c'è solamente la preparazione atletica oppure lo studio delle tecniche di scherma, ma c'è anche un approccio diretto con le fonti, quindi chi viene da noi ha un ventaglio molto 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 ampio di possibilità, può dedicarsi più allo sport da combattimento, può dedicarsi più allo studio delle armi in sé, oppure semplicemente abbiamo anche persone di una certa età, diciamo intorno ai 60 anni, che vengono in sala, praticano l'arte delle armi, ma sono interessati prima di tutto allo studio delle fonti. Però naturalmente questo studio delle fonti, però mi viene da dire che a questo punto questo studio delle fonti molto antiche, perché risaliamo a 400-500, e che poi viene riportato in un'epoca moderna che è quella del 2016. Quanto la fonte antica, la storia, può essere a questo punto maestra di vita nella vita di oggi? Quanto quest'arte, questa disciplina può aiutare a conoscere il mondo, gli altri? Sicuramente, essendo un'arte marziale, fornisce a chi la pratica degli strumenti per conoscersi, per disciplinarsi, perché vi posso garantire, è vero, è divertente, è bella, beh, questo eccetera. Anche un po' come tutti gli sport da combattimento, come in qualche tutti gli modo. Sport da combattimento, però questo ce lo trasmettono direttamente le fonti antiche, senza la costanza, senza l'autodisciplina non si arriva da nessuna parte. Io, tant'è vero che premio e lodo sempre i nostri atleti, che magari anche non vincendo hanno dei buoni risultati nelle gare, e li lodo proprio quando sono poi quegli atleti che magari sono più costanti, più decisi, più determinati, e soprattutto vedo i risultati in chi è costante nell'allenamento, ma è anche costante nello studio. Certo, ma l'allenamento consta anche di corsa, attività aerobica, palestra, non so, per esempio il contatto, sì, con l'acqua potrebbe essere favorevole, tra qualche minuto parleremo anche dello yoga, dico,
insomma, faccio un esempio che è un po' una ginnastica, assolutamente una ginnastica per la mente. Quindi mi chiedo, c'è anche un allenamento tradizionale per l'approccio a questa disciplina? Sì, in effetti noi forniamo un tipo di allenamento che è calibrato sulle esigenze dell'utenza. Cosa voglio dire? Le persone, per esempio, non interessate alla gara non fanno preparazione atletica, mentre invece le persone interessate a gareggiare anche ad un certo livello, magari in contesti europei, ovviamente vengono seguite in maniera tale da fornire a 360 gradi tutti gli elementi che possono concorrere nel miglioramento della prestazione. Quindi palestra, corsa, palestra, lunga, corsa, quindi okay, anche lavoro aerobico, assolutamente, che si abbina sempre al lavoro, diciamo, tecnico. Quindi resistenza alla velocità, anche di riflessi. Sì, 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 forza veloce. Vedo anche non solo la presenza degli uomini, ma anche di donne che quindi si avvicinano a questa disciplina, magari per motivi un po' più personali, appunto quelli della difesa. Sì, qui apriamo una parentesi ancora più ampia, perché molti degli autori antichi, proprio per la loro concezione della scrima o dell'arte delle armi come arte della difesa, inseriscono all'interno dei trattati tutta una serie di casistiche legate proprio alla vita quotidiana, l'aggressione nella taverna, l'aggressione per strada, quindi magari sono temi anche un po' vicini, no? Sì. Alla realtà di sempre, ma comunque anche alla realtà di oggi, purtroppo. E molte di queste tecniche sono effettivamente avvicinabili alle moderne tecniche di difesa personale. Amici che lavorano ad esempio nelle forze armate, guardando i trattati manuali, hanno trovato una correlazione chiarissima tra quello che fanno i maestri del 400, per esempio, con la daga, e le tecniche contenute nei moderni manuali di difesa personale. Tecnicamente qual è la differenza tra la scherma tradizionale e questa qui medievale? Proprio tecnicamente, perché io ho visto ci sono delle movenze simili che richiamano alla scherma tradizionale che abbiamo, visto anche alle Olimpiadi, insomma il fioretto italiano che ci ha abituato anche alla vittoria, e ci sono delle movenze che richiamano sì questa disciplina ma che ne aggiungono altre. Ho visto anche dei cazzotti, c'è un po' di tutto, questo forse richiama una tradizione un po' più antica. Se, quali sono le differenze proprio? Se ci pensiamo, la scherma diciamo olimpionica odierna si pone alla fine di un lunghissimo processo di sviluppo che va appunto dall'antico Egitto, possiamo dire, per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, a diciamo a oggi. E loro ovviamente hanno una versione, cosa fanno? Secondo me, una versione sportivizzata della scherma dell'Ottocento sostanzialmente. Quindi è quella che vediamo oggi, che è non un surrogato, è una continuazione della assolutamente, tradizione. Assolutamente. E non è il contrario. C'è una continuità, perché ad un certo punto molte cose vanno in disuso, perché non servono più né nel campo di battaglia né nello steccato dove avvenivano i duelli d'onore. Quindi c'è stata appunto una riduzione a determinate discipline che sono poi diventate lo sport che oggi vediamo, che è la scherma, che è meraviglioso e secondo me ha un bagaglio di conoscenze ormai accumulato in cent'anni per quanto riguarda la preparazione degli atleti, la metodologia allenamento, che è fondamentale anche per la nostra disciplina. Collegamento ovviamente alle fonti storiche, mi viene da chiedere se ci sono degli appuntamenti che rievocano degli eventi storici. Sì, con l'associazione noi ci occupiamo anche di rievocazione storica. Ci teniamo a precisare sempre che sono due ambiti separati. Comunicano ogni tanto, però una cosa è la rievocazione storica, la ricostruzione dell'abbigliamento, di situazioni prestabilite, di eventi storici, no, anche. E altro è l'arte delle armi intesa come arte marziale, semplicemente perché con quegli equipaggiamenti molte cose non possono svolgersi in sicurezza, semplicemente. Quindi noi durante l'anno facciamo gli allenamenti come arte marziale e come scherma antica. In estate invece le rievocazioni ci divertiamo storiche anche con le rievocazioni per storiche. Ricordare insomma la fonte da cui questa disciplina nasce. Adesso avremo un'altra esibizione. Sì, abbiamo un'altra esibizione, adesso loro sono già lì con il loro equipaggio, e però io, poiché le armi sono vere, queste spade, io direi di allontanarci perché io ho un po' paura, quindi magari ci allontaniamo, voi restate con Mattia noi perché vi facciamo vedere. Lasciamo campo libero. Sì, sì, lasciamo campo libero e vediamo con questo altro saggio della compagnia d'arme La Rosa e la Spada.
Sei carica? Siete cariche? Oggi ginnastica, perché non parli? Non vuoi parlare? Vabbè, quello l'avrei già fatto a prescindere.